Ciao a tutti, torno a parlare di Assad, del cattivone Assad e degli attacchi chimici contro i poveri civili. Ovviamente voi già sapete che io sono dell'idea che questa sia tutta una messa in scena e è chiaro perché questi ribelli, questa sacca che si era creata nel Ghouta orientale, nella città di Douma, era in via di risoluzione, ovvero questa sacca si è sempre rimpicciolita perché il governo siriano ha trovato degli accordi con i ribelli, gli ha dato un lascia passare e i ribelli hanno potuto spostarsi in altre regioni controllate dai ribelli, portandosi dietro anche le armi, non quelle pesanti, però le loro armi, le loro famiglie, hanno potuto spostarsi, e grazie a questi accordi si è potuto liberare una buona parte di questa sacca. Resta la città di Douma, in cui anche qui sono in corso accordi e probabilmente nei prossimi giorni vedrete che sarà completamente liberata. Tra l'altro già i russi, esperti russi, hanno già potuto verificare, così dicono loro chiaramente, che non c'è stato nessun attacco chimico. Hanno potuto verificarlo proprio andando sul posto, quindi vuol dire che la situazione è già praticamente quasi stabilizzata. Perché c'è stato questo attacco? Beh, perché Trump ha detto che vuole ritirarsi dalla Siria, Assad sta conquistando questa sacca qua. Ad Assad sicuramente non conveniva fare questo attacco, lui stava vincendo, era la situazione perfetta per lui. Questo attacco è stato fatto solo per scatenare un intervento. Cosa è successo ieri alle Nazioni Unite? La Russia e la Siria hanno proposto di mandare gli osservatori questo comitato che hanno per le armi chimiche dell'ONU, mandarlo proprio a Douma. Saranno protetti, saranno accompagnati addirittura dai soldati russi, quindi non dovrebbe esserci nessun rischio per loro. Sicuramente non verranno bombardati da Assad se ci sono i soldati russi con loro, a verificare effettivamente cosa è successo, fare analisi per capire se c'è stato questo attacco chimico e se c'è stato per capire, cercare di capire chi può averlo commesso, come è stato operato. Ecco, questo è stato proposto ieri e sicuramente non avverrà perché l'Occidente non vuole far capire che questa è stata una messa in scena. Quindi Trump attaccherà, Trump e la Francia, Israele, non si sa chi, vediamo, comunque qualcuno della coalizione occidentale attaccherà prima che possano andare questi investigatori, per non far capire la verità. Questa è la mia previsione e sono assolutamente sicuro che sarà così, perché ci sono tutti gli elementi per far credere che ci sarà un attacco molto imminente da parte della coalizione occidentale, proprio per evitare che ci sia questa analisi, oppure per farla passare in secondo piano sulle notizie, in modo che tutti parleranno di questa guerra che si è scatenata e vedremo. Aggiungo molto brevemente che secondo me la Russia sta sbagliando perché ha il polso troppo debole, e questo ci sono molti in Russia che lo pensano, che in pratica Putin sbaglia, perché se ci fosse stato Stalin tutto questo non sarebbe successo, non ci sarebbero stati soldati americani occidentali in Siria, proprio per il timore che avevano di Stalin, che è criticabilissimo per molte cose, però si faceva rispettare. La Russia non si fa rispettare affatto, ultimamente lascia che gli americani, Israele bombardino la Siria senza reagire, e quindi questo porta sempre a un'escalation, a un ingrandimento del conflitto. Bisognerebbe che, sì, sono cose brutte da dire, però l'unico modo per fermare questo è che ogni volta che c'è un attacco da parte della coalizione occidentale che si trova illegalmente in Siria, la Russia rispondesse. Vabbè, questo non credo proprio che succederà. Vedrete che gli americani attaccheranno, la Russia farà una risposta molto debole, non di tipo militare, e alla fine la Siria sarà ridotta come la Libia, purtroppo.
se non cambia qualcosa nella politica russa. Vediamo. Buona giornata a tutti. Ciao ciao.